Si chiama una stanza tutta per sé ed è una stanza dove le donne vittime di violenza possono fornire la loro non facile testimonianza per quanto subito dal marito o compagno aggressore. Non è facile trovare il coraggio di reagire e a volte le parole escono a fatica sotto un anonimo interrogatorio per fornire un'esatta ricostruzione di quanto avvenuto. In questo caso l'ambiente, con la sua discrezione, la sua atmosfera calda e serena, dotato anche di un angolo gioco per i bambini più piccoli, aiuta a rivelare i particolari più intimi che possono facilitare le indagini. A inaugurare una stanza tutta per sé all'interno della caserma dei Carabinieri di Fano sono stati la presidente del Sor Optimis, Maria Cleofe Contardi, il colonnello Gianluigi Cirtoli, insieme al prefetto Saveria Greco, le socie del club con la presidente nazionale Adriana Macchi e militi di Fano al comando del capitano Massimiliano Papale. Che è una stanza dedicata proprio alla vittima di violenza, quindi alla donna, ai minori, e è una stanza in cui la donna si sente tutelata, si sente libera e di far scomparire quel timore, quella paura che ogni donna, ogni vittima ha ad affidarsi proprio agli esterni e anche alle forze dell'ordine. E proprio alle forze dell'ordine spetta in questo momento della stanza tutta per sé un compito delicatissimo, che è quello di accompagnarla alla denuncia. Colonnello, una sua valutazione per quanto riguarda questo problema nel nostro territorio? È presente come è presente in tutte le province, non ci sono ormai zone, né città, né paesi, non c'è assolutamente alcun limite né dal punto di vista geografico né socioculturale. Purtroppo è un fenomeno che esiste e dobbiamo in qualche modo cercare di affrontarlo al meglio. Sono indagini piuttosto delicate queste, che magari costituiscono una particolarità rispetto a tanti tanti altri reati. Vincere la diffidenza delle donne, vincere anche la loro debolezza. Ebbene, come affrontate questo compito? Cercando di avvicinarsi in punta di piede a quelle che sono le situazioni personali. Poi ogni famiglia, ogni persona, ogni donna, ogni vittima ha una sua storia, un suo progresso, è un suo modo di esprimersi. Molte volte purtroppo non hanno... Quando si parla di vittime straniere hanno anche difficoltà a esprimersi, quindi la difficoltà è ogni volta bisogna inventare un sistema diverso per potersi approcciare in modo migliore. Prefetto, il tema affrontato questa mattina dal Sor Optimis è un tema che per lei è particolarmente sensibile. È un tema al quale io credo che ormai tutte le donne siamo sensibili, perché cerchiamo di capire come aiutare le donne che sono in difficoltà. Io spero tanto che l'essere molte donne all'apice delle istituzioni possa dare fiducia a chi ha dei problemi, a chi ha bisogno, anche a volte solo di una parola di conforto. Ecco, io spero di poter essere un esempio per queste donne, in modo che si aprano, che vengano, che parlino, soprattutto in queste stanze che nascono proprio per loro e sono veramente molto accoglienti. Noi siamo vicine a queste sorelle, lo siamo veramente dal profondo del cuore e vorremmo aiutarle tutte. Il primo step è quello di sensibilizzare i ragazzi, di parlare con loro, di far comprendere come siamo tutti uguali e come dobbiamo fare le stesse cose anche in casa, anche nell'economia domestica. E poi chiaramente abbiamo i tavoli interistituzionali. Ad esempio adesso abbiamo un progetto che non posso dire, non posso anticiparlo, ma un progetto importante, perché si pone nella fase dell'inserimento economico della donna, perché diciamo la tragedia nella tragedia è quella di una donna molte volte che non ha possibilità economiche, che non lavora, quindi dobbiamo aiutarla a trovare il proprio inserimento lavorativo. Ci concentreremo con Confindustria, con il Comune di Pesaro, con l'ambito territoriale e con tutte, diciamo, le associazioni del terzo settore che vorranno, ci concentreremo proprio in questa direzione.